Buonasera a tutti! Oh, buonasera papà! Buonasera mamma! Donna Rosa, sei provata! Oh, Federico! Caspita, che profumo! I ragù di domani già stai in cottura! Sì! E guarda che ho invitato Federica a pranzo, E vieni come ti a mettere, perché la settimana scorsa sono stata a mangiare a casa sua. A mamma mi ha fatto un ragù di primissimo ordine. Mi dispiace per lui, ma si deve accontentare del mio. Ma non lo dite nemmeno per scherzo. Ho tutto da guadagnare e niente da perdere. Però non posso accettare l'invito, perché avevo preso un altro impegno precedentemente. Federica, ma che stai dicendo? Tu domani mangi qua, te lo dico io. Ha fatto ghiacciolo con Giulianella. Ve ne ricordate sempre il sabato per intossicarvi la domenica. Mamma re, Giulianella è una pazza e Federico ha ragione. Sì, è vero. Tu non dimischiare i fatti che non ti riguardano. Ma chi? Mamma re, mi devono uccidere. Io parlo perché Federico si è venuto a sfogare da me. E se Giulianella fosse la fidanzata mia, le facesse una faccia schiaffo numero uno, mamma re. Veramente, tu mi metti le facce sfattate a posto, no? Io sono per le cose giuste. Sì, ma da qua dire che tua sorella è una pazza mi sembra un po' esagerato. Sì. Forse avrò esagerato, ma che Giulianella se ne sia andata di testa da quando gli amici hanno cominciato a dirle che è bella, è qua sopra, è qua sotto, mamma re, è una verità sacrosanta. Ma quando è mai stata così? No, quella è proprio questa la chiave della questione. A proposito di chiave, la chiave tua, dammi la mia, perché asino non voglio perdere tempo vicino alla serata. Ho scambiato la mia con la vostra e non me ne sono accorto. Non è la prima volta che ho fatto, capito? E questa non è mia. Questo è quello che facciamo fare per mia sorella perché la sua aveva perduto. E allora la vostra tendenziale a me, papà. È così con la chiave, è così col sapone, così con i cerini. È una specie di castigo, si chiama me. Virgilio, quando viene mia sorella, fatti dare la chiave mia e me la porto. Va bene. È una croce. Mia sorella è una croce.